Ministra, cosa mangiare? Di un vertice buongiorno. Molto teso e lei se ne va a metà del, si alza dal tavolo, è così? Oggi? Ma siete di una fantasia incredibile. No, sì, ti titolano così. Se c'è stata, ma se c'è stata una riunione tranquilla, operativa e fruttuosa, è stata quella di oggi. Io mi sono alzato perché avevo degli incontri al Ministero dell'Interno, ma sono rimasti Giorgetti Garavaglia. Quindi... Senta, ci sono due arata agli arresti e uno che ci conferma, anche lei ancora consulente del governo, questa cosa vi crea imbarazzi? Assolutamente no, io rispetto il lavoro della magistratura e quindi la giustizia farà il suo corso. Quindi non ritiene che debba fare un passo indietro? No. A chi rispondeva, al Ministro? No, a lui. Perché? Indagato? No, basta. Quale strategia per evitare la procedura? I numeri, l'economia italiana è sana, quindi abbiamo un'economia sana, stiamo rispettando tutti i parametri. Però lo scoglio sono questi miliardi da trovare per la flat tax che non si trovano. No, questa è una manovra economica di cui ci occuperemo in autunno, noi siamo pronti, però qua stanno, ci starebbero multando per un debito relativo al 2018, quindi i numeri sono evidenti. Se non ci sono pregiudizi ci lasciano lavorare, se qualcuno ha dei pregiudizi so cosa farci. Sarà possibile la flat tax in deficit? A me interessa tagliare le tasse, punto, su come farlo abbiamo le idee chiare, l'emergenza in questo paese è tagliare le tasse. Quindi se Caravaglia domani viene con te? Sì, non commento i sei ragazzi, commento la vita reale. Commento la vita reale e la vita reale oggi mi impone di occuparmi di tasse, lavoro, crescita, Ilva, Alitalia, questo. Poi domani commenteremo quello che succede domani. Oggi mi occupo di lavoro e di tasse. Morre l'ha convocata, dice Devani. Ah, ci andrò, certo, prima o poi ci andrò. Sorpreso per l'arresto di Arata. Evidentemente avranno avuto i loro buoni motivi. Affatto. Che io non ho elementi per commentare né in un senso né nell'altro. Partecipò, insomma, a questo... Partecipò a un convegno della Lega. Adesso qua l'avete deciso che sia il mio consulente. Ha partecipato a un convegno della Lega, però... Dice chi glielo presentò Arata. Non ricordo, però come professore universitario mi è stato presentato come altre centinaia di professori universitari. Poi... C'è una questione di immagine delle istituzioni in questo momento, che per esempio Airola poco fa ha detto che il consulente, Arata consulente del governo dovrebbe lasciare. Ragazzi, ma gli italiani hanno votato 15 giorni fa, qualcuno se ne è accorto? Gli italiani hanno votato 15 giorni fa, in democrazia per me vale il voto degli italiani, ok? Grazie. Aspetta.